Ehi amici di YouTube, bentornati qui con PES 2015 in modalità carriera allenatore con il vostro Silverio e la mia Roma. Siamo alla tredicesima giornata di campionato e il 17 novembre del 2014 la Roma dovrà affrontare la Lazio nel derby della capitale. Senza perdere tempo in ciance, andiamo subito a gustarci il video. Buona visione a tutti quanti. La Roma, la Lazio, sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. La partita è iniziata. Il derby di Roma è da sempre uno dei più sentiti e soprattutto è il derby di una città speciale, magica ed eterna. Si affrontano Roma e Lazio, curva sud contro curva nord. La prima volta capitò nel 1929 e la Roma vinse 1-0. Lulic, Candreva. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. Conco. Basta. Costringe l'avversario al fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Palla che esce. Sana si fa trovare pronto e si appropria del pallone. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. È buona, si gioca! Cerca il tiro.
Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Va con la testa! Altra chance! Ce l'hanno fatta! Zero dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Candreva. Destro. Ashley Cole. Vuole la profondità. Evita l'intervento dell'avversario. Riceve il passaggio. Grande respinta del difensore. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Ha provato a ripetersi. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Conco. Basta. Ashley Cole. Benatia. Destro. Niente da fare, il giocatore al di là della linea difensiva, fuori gioco. Sana. Radu. Candreva. Biglia. Conco. Radu. Candreva. Occhio al lancio lungo. C'è il tiro. Interviene tempestivamente. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Avanza da solo. Gervinho. Strootman. Balzaretti. Gervinho. Benatia. Continua ad avanzare, ma c'è poco movimento dei compagni. E spinta della difesa. Riceve in zona pericolosa. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Si alza la bandierina, fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Close.
Ashley Cole, riconquista la palla. Strootman. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 dopo il primo tempo. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Biglia. Destro. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Numero. Prova a saltare il centrocampo. Riceve in ottima posizione. La difesa è stata brava, gli ha impedito di girarsi e concludere a rete. Conco. Basta. Biglia. Ashley Cole. Candreva. Biglia. Conco. Biglia. Va via di forza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ashley Cole. Benatia. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ottima giocata. Costringe l'avversario al fallo. Siani. Conco. Basta. Passaggio intercettato. Strootman. Destro. Gervinho. Balzaretti. Cerca spazio e trova il compagno. Un tackle che vale un gol. Biglia. Lulic. Destro. Castan. Gervinho. Passaggio filtrante e profondo. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Siani. Zana. Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Close. Candreva. E qui falliscono la grande occasione. È andata esattamente come prima. La Lazio si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Cross allontanato, niente di fatto. Sono andati veramente vicini al pareggio. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol.
Ashley Cole, Gervinho. Prova la soluzione in profondità. La difesa fa il suo, allontana la palla. La prende piena. Palla dentro, c'è il gol. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. E intanto il tempo passa. Prova a saltare il centrocampo. Candreva. Radu. Lulic. Cerca ancora una palla profonda. Marchetti. Finisce così, non c'è più tempo. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile e hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità. Anch'io ho partecipato a dei derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori, la gioia incredibile nei loro occhi. Tanti sacrifici, la fatica, le sofferenze vengono tutte ripagate in un momento. E ok amici di YouTube, abbiamo vinto qui il derby della capitale contro la Lazio, ci portiamo a 29 punti, a un punto dall'Inter, dal secondo posto, e siamo a 5 punti dalla Juventus. E niente, allora andiamo a vedere quali saranno i prossimi appuntamenti qui con la mia Roma. Ah, UEFA Champions League, ok, contro il Barcellona, contro il Barça di Cristiano Ronaldo, signori e signori. E insomma niente, allora il prossimo video sarà proprio di UEFA Champions League. Coppa Italia non si vede più, eh? Coppa Italia non la vuole vedere nessuno. Ok, allora io mi fermo qui amici miei di YouTube, vi ricordo sempre di lasciare ufficiale Boateng passa dal Bayern Monaco alla Roma per 39.998.000, e certo l'ho comprato, era la sorpresa che volevo fare, mi serviva un difensore centrale e mi sono andato a prendere Julian Boateng proprio dal Bayern Monaco. Dal Bayern Monaco, niente più, altri due giocatori, mi pare uno dall'Argentina che poi arriveranno il primo gennaio del 2015, arriveranno, ancora ci vuole, vedremo un po' se riusciamo a rinforzare un po' la difesa e anche centrocampo, e niente, sto cercando anche qualche esterno di ruolo. Sto cercando, insomma niente, amici di YouTube, per il momento vi saluto, vi ricordo sempre di mettere un bel like al video, di condividere il video e di aiutare questo piccolo canale a crescere. Grazie a tutti, al prossimo video di PES 2015.